Ciao a tutti vulvini e vulvine, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono le 2:30 di notte ed è appena finito, in realtà mezz'ora fa, il Festival di Sanremo, la quarta puntata, la quarta serata. E io sono leggermente esaurita. Allora, ho apprezzato il gesto di Amadeus di voler terminare un pochino prima, quindi tipo all'1:50 era finito il festival al posto delle 2:10, come la serata, oh mio Dio, sono ingrassata più piccolo, come la serata delle cover. Però che dire, io i brufoli da after, Valium è morto a letto. Le 2:10. Eh sì, stiamo tutti morendo per questo festival. Però ce lo facciamo andare bene, perché in realtà ci sono svariati motivi secondo cui, non so più articolare le parole, ci sono svariati motivi per cui questo festival obiettivamente è andato, cioè sta andando discretamente bene. Innanzitutto, primo, Amadeus mi piace che abbia chiamato effettivamente gente giovane e anche un po' sconosciuta, sconosciuta che non ti aspetteresti di trovare a Sanremo, come gli Extra Liscio o Willy Peyote o i Maneskin. No, i Maneskin forse sì, li vedrei a Sanremo, però sì, tutti quei personaggi un po' bizzarri che non ti aspetteresti mai. E di questa quarta serata cosa ho apprezzato e cosa no? Allora, innanzitutto non ho apprezzato Orietta Berti, nel senso che... Ma il metal, ma come anche con i Nasi Skin. Veramente ha 77 anni ed è nona in classifica ed è davanti a Madame. Cioè, ma in che senso? No, ma spiegatemi in che senso? Cioè, no, non esiste, perché... Oggettivamente parlando, Madame è molto più, per quanto ti possa piacere o no, rispetto a un'Orietta Berti. Uno, non ha stonato come lei. Secondo, è più giovane e più fresca, quindi un po' più giovanile, ecco. Poi, che altro ho apprezzato di questa puntata del festival in particolare? Vabbè, la performance di Achille Lauro era carina, che rappresentava, secondo me, sia l'Italia, sia la sposa, la figura della donna in Italia, che non è più solo donna ma è tutto. Quindi sì, bravo Achille, bravo bravo, apprezzo il gesto tantissimo. E poi in particolare io come autore, il mio prefe in questo festival sono due. Il primo sono gli Extra Liscio e Davide Toffolo, perché io sono innamorata del genere che fanno, che è un genere folk, e apprezzo perché Amadeus non avrebbe, cioè qualsiasi altro conduttore non avrebbe mai chiamato. Aia! Ragazzi, che mal di schiena! Non avrebbe mai chiamato dei personaggi del genere, invece lui sì. E onestamente, che fanno folk, adoro, cioè bravissimi, bellissimo, cioè fuori dal comune, mi è piaciuto molto. Sono da Sagra, sì, è vero, ti aspetti di trovarli ai festival e forse anche questo è il motivo per cui apprezzo questo gesto, ok? E in particolare io ho apprezzato che abbiano chiamato Willy Peyote e che la Rai abbia accettato un testo come quello di Willy Peyote, perché critica in modo molto diretto quella che è la società e anche i giovani di oggi, ok? E anche, non solo i giovani, ma comunque un po' tutti, condanna tutti, e che la Rai, che è tanto buonista, che è tanto dalla parte del giusto, che è sempre che tenta di essere politically correct, riuscendoci in malo modo, perché non gli affamo, noi affamo, perché ogni movimento contro il patriarcato, quelli della destra, tipo, oh mio Dio, cosa dobbiamo fare adesso? Bene, mi è piaciuto che abbiano chiamato un personaggio come Willy Peyote, che è sempre il primo a criticare quello che è tutto il sistema sociale che ci circonda in Italia. Quindi ho apprezzato molto questo gesto. Inoltre, vorrei aggiungere qualcosa sui Maneskin, che obiettivamente
per quanto possano essere commerciali con questo testo, perché obiettivamente si tratta di... loro fanno rock, musica... sì, rock, obiettivamente è rock, sì. Però si tratta di comunque cercare di avvicinare i giovani, i ragazzi giovani, anche un genere che obiettivamente sta diventando di nicchia. Quindi apprezzo molto anche i Maneskin. Io intanto ho i brividi e sto sudando freddo perché sono catatonica e ho bisogno di andare a letto. Basta. Eleonor, ma sei via! Tu! Vai via! Volevo concludere dicendo che sono abbastanza felice della classifica generale, a parte Herman Meta che mi sta parecchio sul cazzo e non lo sopporto, a parte che cioè praticamente già vinto da lui il festival, è stato se non sbaglio tutte le sere primo in classifica e questo è imbarazzante perché allora vabbè cosa facciamo le serate a fare se tanto vince lui. E però per il resto mi è piaciuto abbastanza, perché al secondo posto abbiamo Willy Peyote, al terzo Arisa, che secondo me invece ha fatto una canzone totalmente inutile, perché ok, bravissima canoricamente parlando, ma sta facendo la stessa canzone da tipo 10 anni, anche no. Poi però abbiamo personaggi come Annalisa, Maneskin, Irama, poi la rappresentante di lista, se non sbaglio, sì, con la Pesce di Martino, eccetera. Quindi, obiettivamente, la top 10, niente da dire, a parte 2-3 personaggi che per me potevano essere tolti, però per il resto apprezzo molto. Quindi, tutto sommato, bravo Amadeus, Fiorello, bravo che ha cantato con Achille Lauro, forse è l'unica cosa che apprezziamo di Fiorello quest'anno, e quindi sì. Bene, questo era un sunto della quarta serata, ora se non vi dispiace io vado a dormire. Baci stellari, vi amo!